di tutti, soprattutto ai ragazzi dell'istituto Telesia, soprattutto ai ragazzi del liceo classico internazionale, della sperimentazione che parte quest'anno, il primo anno. Quindi questo gruppo, usate la mano, quelli sono i piccoli, sono il liceo classico internazionale, sì. Il gruppo di sperimentazione. Poi ci sono controluce. Poi c'è controluce, poi ci sono. E poi ci sono quelli che decidono di venire perché gli piace venire ad ascoltare. Ah, sono stati minacciati. Lina, qualcuno di voi è stato minacciato? No. C'è una sedia da Lina, guarda. Allora. Noi ringraziamo tutti, ringraziamo i docenti ovviamente della scuola, la preside, la vicepreside dell'Istituto Telesia, diamo il benvenuto a Lucia che è venuta a Telesia a insegnare, quindi ha lasciato il credito per Telesia. Saluto ovviamente i diversi soci della fondazione, gli amici della fondazione, e ringrazio ovviamente l'ospite che è il dottor Mauro Pinelli, che è un medico. Io avete visto nel comunicato stampa, ho cercato di dare al comunicato stampa una lettura il più possibile aprofessionale, perché ritengo che la critica letteraria, cose straordinarie di critica letteraria, sono state scritte non dai critici militanti ma da volontari della cultura, chiamiamoli così, io parlo molto di volontariato culturale, dei volontari della cultura, persone appassionate che hanno lo sguardo innocente del primo amore, così l'ho chiamato nel comunicato stampa, e che credono in quello che fanno perché lo fanno con un garbo, un'attenzione, un impegno che li caratterizza. E devo dire che è anche un encomio in questo senso, perché il nostro ospite stasera, Mauro Pinelli, è anche un logopodista. Loro si sono inventati, c'è anche Francesco che sta lì, che è uno del gruppo dei logopodisti, che corrono e conversano. Da queste conversazioni nascono alcune delle riflessioni che farà stasera il mio amico Mauro. Quindi grande apprezzamento per la presenza di un amico recente, ma un amico al quale io dedico veramente una grande attenzione e un grande affetto. Non più altro per il fatto che è un professionista di valore, che ha avuto cura di una persona a me particolarmente cara, non dico chi è, soprattutto perché è una persona che nel conoscerci mi ha dato una grande gioia, una gioia umana, una sensazione di contatto umano intensissimo. E quindi io volevo che gli amici della fondazione lo conoscessero, l'avevo sentito in una conversazione una sera, eravamo in una condizione alcolica piuttosto elevata, ma una sera molto piacevole. Ci godemmo la reciproca compagnia, e io sentì delle cose che mi disse. In quell'occasione pensai di rendere possibile questo incontro con gli amici soci della fondazione, soprattutto con gli studenti, che sentono parlare, quindi non in maniera anchilosata, precostituita, come spesso accade nei volumi che vi sottopongono, che vi propinano per le vostre letture dei classici, ma che vi dà, probabilmente vi darà, io sono convinto che vi darà, una lettura diversa, una lettura più emozionale, più sentimentale, più legata sì all'interesse per le questioni letterarie in senso stretto, ma anche al grande conforto che dà la letteratura. Ovviamente parliamo di un autore complesso, un autore, come posso dire, molto, molto criticato, perché poi è stato molto amato ma anche molto criticato, Alessandro Manzoni, un autore che vissuto a cavallo, come sapete, nel 700 e l'800, per la gran parte ha occupato l'Ottocento, tutta la sua opera è interamente ottocentesca, è un romantico, il suo romanzo storico per eccellenza, considerato un romanzo storico, non solo il primo vero grande romanzo storico italiano, ma considerato anche uno di quei romanzi, uno di quegli atti di formazione letteraria che hanno profondamente innovato la lingua italiana, con il suo, faccio un esempio, l'Anacoluto, che è un modello retorico che è stato utilizzato particolarmente da Alessandro Manzoni. Credo che si identifichi l'Anacoluto proprio con Alessandro Manzoni, cioè questa soggettività sospesa, per utilizzare un'espressione latina, che è una formula retorica che viene da lontanissimi, viene da Cicerone, da Tacito, da Tucidide, ma che è una formula retorica che è stata utilizzata attraverso il 300 e in qualche modo da Machiavelli, è arrivato poi ad Alessandro Manzoni, che ne ha dato una lettura completamente nuova e diversa, tra l'altro disseminatissima in questo romanzo bellissimo di cui ci parlerà
perché ha anche un romanzo a tappe, come ci dirà probabilmente, Mauro, un romanzo che va dagli inizi degli anni 20 fino agli anni 40, quindi dell'Ottocento, quindi un romanzo che copre un ventennio della sua vita con un grandissimo successo. Una sola cosa, una sola notazione: il romanzo che conosciamo tutti noi dei Promessi Sposi è senza i disegni, cosa che invece le incisioni sono particolarmente importanti, sono di un grande pittore piemontese, giovane ma grande pittore piemontese, e in mancanza di quelle immagini, di quelle raffigurazioni pittoriche, per la verità noi l'abbiamo studiato i Promessi Sposi senza le raffigurazioni pittoriche, però perde in parte il disegno originario di Alessandro Manzoni. Quindi questo lo volevo dire anche perché è un rapporto tra immagini e scrittura che dovremmo anche quello riscoprire, anche lo dico per le scuole, una cosa che dovremmo molto ritrovare, e in questo caso il dato dell'immagine era particolarmente significativo. Quindi un applauso di benvenuto a Mauro Pinelli. Grazie a tutti, soprattutto ai ragazzi che sono a corsi, senza essere ricattati, sono a corsi numerosi. Bene, ringrazio Felice e Casucci per questo graditissimo invito, sono felice di essere tra voi a dare un segno di quella che è una delle passioni della mia vita, che è la lettura. Sono stato educato alla lettura sin dai primi anni di scuola e la prima folgorazione la ebbi con Salgari, che penso ci abbia iniziato intanto alla lettura dei libri di avventura. Mi ricordo che durante una terribile influenza mio padre iniziò a leggermi Le Tigri di Montparnasse, e lì fu un susseguirsi di letture quasi compulsive che si interruppero bruscamente quando comprai un'edizione illustrata che mi fece vedere che i famosi Praos non erano delle navi mastodontiche come me le ero immaginate, ma erano dei semplici pescherecci della Malesia, e lì la delusione fu veramente terribile e allora cominciai a leggere altro. Ad ogni modo inizio da dove aveva quasi terminato Felice, e questa iniziativa, questo suo invito è nato da una nostra conversazione durante un incontro conviviale piacevolissimo, e come spesso accade da una frase del Cacciatore di Aquiloni iniziamo a parlare delle letture più amate, ed è come un po' passare per un giardino fiorito, e direi, parafrasando Feuerbach, possiamo dire che siamo quello che abbiamo letto oltre che quello che abbiamo mangiato, e quindi ci annusiamo reciprocamente cercando di capire quali sono i libri che l'altro ha amato, per vedere se scattano queste affinità elettive che mi pare tra Felice e me in qualche modo è scattato. Allora ci siamo a un certo punto incagliati su questi Promessi Sposi, perché io mi illuminai e vidi che l'occhio di Felice non era proprio così entusiasta, e quando vedi che un libro che tu hai amato profondamente non è così amato dal tuo interlocutore, un po' ti risenti, è come se un tuo caro amico venisse in qualche maniera offeso, e quindi tenti una difesa. Felice, da abile judoka, mi ha invitato qui sfruttando la mia energia per mettermi in questa situazione. E il problema qual è? Che i Promessi Sposi sono un romanzo poco amato dai giovani in definitiva, ma anche perché è un'opera che è entrata così diffusamente nel nostro linguaggio comune, per cui a un certo momento ci sembra un ammasso di luoghi comuni, e quindi i Polli di Renzo, e la Perpetua, e la Notte dell'Innominato, e la Madonnina infilzata di Lucia, cioè alla fine il significato del romanzo sfugge, perché si perde sotto tutte queste incrostazioni che io chiamerei dei fossili culturali, e Il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, Don Abbondio, eccetera eccetera, e quindi tutto si perde in questa nebbia di nozioni aride, e si finirebbe quasi col dire, con Leo Longanesi, tutto quello che non so l'ho imparato a scuola, e quindi ma in realtà ragazzi, la scuola serve, e tanto è vero che mi è servita
che io questo libro, che non avevo poi amato più di tanto, l'avevo riposto da una parte, però mi era rimasta una descrizione dell'insegnante del ginnasio di questi occhi di Fra Cristoforo, perché Fra Cristoforo, che non era stato uno stinco di santo, anzi aveva anche ucciso un uomo, eccetera, aveva una grande fierezza d'animo, e la stessa fierezza che aveva impiegato nell'uccidere la impiegava nella sua vita di guerriero della fede. Ma in definitiva, quando lui poi abbandona il convento una mattina per andare in soccorso di re di Lucia dopo l'intervento di Don Rodrigo, col suo capochino, con la sua magrezza, in questo paesaggio devastato dalla carestia, e a un certo punto Manzoni ci descrive questi occhi che sono come dei lampi irrequieti, come dei cavalli bizzarri che tuttavia sono abituati alla disciplina che il loro padrone impone. E questa immagine di questi occhi era rimasta, è il famoso seme che la scuola mette e deve mettere, poi il resto lo dobbiamo fare con le nostre mani. Con le nostre mani che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quella, praticare quella che io chiamo poi la lettura confidenziale, cioè dobbiamo entrare con l'opera letteraria in un rapporto intimo, personale, che non può essere mediato dall'insegnante, non può essere mediato da nessuno. E quindi queste parole che costruivano dei luoghi comuni si devono rianimare, devono riprendere vita, la vita della vita da cui queste parole sono scaturite. E quindi i grandi libri hanno questa invincibile vitalità, questa proprietà di apparirci nuovi ogni volta che li rileggiamo, ma di apparirci come già letti anche la prima volta che li leggiamo. Sembra una contraddizione, ma non è esattamente così, perché la cosa che ci piace di più è scoprire nei libri ciò che avevamo già dentro. In realtà ci rivelano delle verità che avevamo nascoste dentro di noi. E quindi che cosa succede? Perché io sono qui a parlare dei Promessi Sposi? Non perché abbia qualcosa di nuovo da dirvi, molti di voi ne sanno molto più di me, ma perché poi questi libri ci fanno compagnia per tutta la vita, e così come le persone che amiamo e abbiamo amato saranno sempre con noi, anche i libri stanno sempre con noi, e queste letture ci cambiano. Ci cambiano perché entrano a far parte del nostro animo, del nostro modo di essere, cioè il libro non è più altro da noi, ma inizia a far parte di noi e ad integrarsi con il nostro DNA. E in più dovrei aggiungere che la lettura dei libri cambia con il cambiare della nostra età. E quindi questi libri, questi grandi libri, vanno letti più volte nell'arco della nostra vita, perché cambia il nostro punto di osservazione e ci rivelano cose diverse. E quindi quei Promessi Sposi che io mi ritrovai sul comodino a maturità conseguita, quando già studiavo anatomia, fisiologia, eccetera, e che scoprì nuovo, lo riscopro ancora nuovo adesso, perché la maturità mi dà la possibilità di svelare aspetti che erano rimasti nascosti. Cosa vorrei fare insieme a voi? Ma certamente non una dissertazione sul romanzo, perché non avrebbe senso, ma parlarvi di alcuni aspetti che hanno colpito la mia immaginazione e che fanno sì che per me questo romanzo sia estremamente attuale. E qui ritorniamo a Calvino. Cioè i classici ci permettono di astrarci dall'attualità, di prendere le distanze dal rumore di fondo che viene dalla strada, per consentirci di godere di verità che sono ad altezze siderali rispetto alla quotidianità. Ma questo tuttavia non ci spiega il misterioso rapporto
che vi è tra la lettura di un classico e il mantenere un costante contatto con la realtà quotidiana. L'una cosa serve all'altra. Veniamo di nuovo al nostro romanzo. Il primo argomento di cui vorrei parlare con voi è quello di un Manzoni regista. Il celebre incipit di cui si parlava prima, quel lago del lago di Como che volge a mezzogiorno, in realtà descrive i luoghi osservati dal Manzoni come una realtà assolutamente oggettiva di tipo fotografico. Infatti tutto inizia, come si andava dicendo poc'anzi, con una visione aerea di quel lago di quel ramo del lago di Como. Dopodiché è come se la cinepresa dall'alto si abbassasse e ci mostrasse le pendici dei monti. Infine la telecamera prende posizione sulle stradicciole che solcano le pendici dei monti e quindi il punto di osservazione è quello di un viandante che viaggia attraverso queste strade e che può godere contemporaneamente dei luoghi che ha da presso e dei luoghi in lontananza. È una beatitudine che ci è data solamente in alcuni posti alpini. Se a qualcuno di voi è capitato andare per sentieri in montagna, si ha l'imbarazzo se scegliere le bellezze che abbiamo vicino o quelle che vediamo in lontananza. E quindi questa capacità descrittiva del Manzoni io la trovo assolutamente miracolosa e questa telecamera che ci mostra il paesaggio lacustre e le pendici dei monti alla fine va a zoomare proprio su Don Abbondio. E Umberto Eco ha proprio sottolineato questa peculiarità che ha delle caratteristiche proprie della tecnica cinematografica. Ma i grandi romanzieri dell'Ottocento avevano un'altra caratteristica, a mio avviso, ed era quella di saper scrivere con il pennello. Cioè, in realtà, loro, con quelle loro dettagliate descrizioni, ci dipingono dei quadri. Sicuramente ognuno di voi avrà in mente l'immagine della Madame Bovary distesa sul letto di morte con quel lenzuolo che le disegna il corpo, o alcune meravigliose descrizioni di Maupassant quando in una vita descrive l'arrivo in Corsica di Giovanni e del marito, eccetera. E questa cosa mi ha sempre affascinato, per non dire degli interni di Dickens. In realtà non sono solo libri, sono veramente dei quadri se noi li sappiamo osservare. E Manzoni diventa da regista diventa pittore nell'Addio Monti, quando la visione dei luoghi da oggettiva e fotografica diventa immediatamente introspettiva. E allora a quel punto i luoghi non sono più ciò che noi vediamo con gli occhi, ma sono il riflesso dell'anima, in quanto gli occhi fanno parte di quel paesaggio spirituale ed in particolare di quel paesaggio spirituale nel quale noi abbiamo vissuto la nostra infanzia, perché quello è il momento in cui si imprime il marchio dei sentimenti. E allora scindere il luogo dalle persone diventa praticamente impossibile, una matassa quasi inestricabile. E quindi vi voglio rileggere alcune parole senza tediarvi. Addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che l'aspetto dei suoi familiari, torrenti dei quali si distingue lo scroscio e così via. Vedete come l'intreccio tra le cose amate e le persone amate è assolutamente inestricabile. Perché vi ho voluto però dire questo? Per lanciare un altro messaggio. Perché qui Manzoni parla dello strappo tra Lucia e Renzo e i luoghi nativi. E indubbiamente questo è un dolore,
e poi aggiunge che anche chi dovesse abbandonare il paesello attratto da mire di nuove avventure e di nuovi successi, comunque vedrebbe questi suoi sogni disabbellirsi, perché il dolore dell'abbandono del proprio paese è troppo forte per poter coltivare in quel momento la lusinga delle bellezze. Però forse nessuno di noi questo l'ha proprio vissuto, no? Perché in realtà abbiamo goduto di mezzo secolo di prosperità e di pace, quindi tutti questi strappi non li abbiamo vissuti. Però qualcosa di analogo e di speculare l'abbiamo visto, cioè quello di rivedere i luoghi amati senza le persone con cui li abbiamo amati. E questo credo che sia un dolore altrettanto lacerante di quello che si prova abbandonando i luoghi, e questo mi ha indotto a fare una riflessione, perché mi sembra quasi che queste, le case, gli oggetti, il paesaggio che hanno costituito la scena nella quale siamo cresciuti, nell'alveo dei nostri affetti, siano un po' come un palcoscenico e che questi luoghi ne costituiscano la scenografia. Nel momento in cui sulle nostre vite si abbattono delle perdite affettive, è come se questo teatro si svuotasse di colpo e noi ci ritrovassimo in una platea vuota e deserta di fronte a un palcoscenico deserto, e queste scene, questi luoghi veramente si disabbelliscono e ci sembrano qualcosa veramente di insopportabile. Quindi è il disamore per i luoghi che poi subentra, e c'è di più, che questi luoghi in queste circostanze sembrano quasi rinfacciarci tutto quello che avremmo potuto e dovuto fare quando l'azione teatrale che ci coinvolge in pieno è in essere, e c'è un solo riscatto forse per poterli amare, questi luoghi, e io credo che siano gli occhi dei nostri figli. Cioè, se noi riusciamo a rivederli con i loro occhi, forse diventano di nuovo potabili. Bene, abbandoniamo la questione del Manzoni regista, del Manzoni pittore, almeno per come io la vedo, ma credo che a voi non interessa sapere chi è per me Manzoni, ma cosa è stato Manzoni per me, perché è l'unica cosa che vi posso dire in definitiva. E vediamo ad una questione apparentemente più pedante, che è quella di Manzoni e la questione della lingua di cui aveva parlato Felice poco fa, che si riconnette poi in definitiva ad un'altra questione, che è quella della comunicazione, che è un tema estremamente attuale, tant'è che sono nate anche delle facoltà, si fanno dei corsi dipendenti, anche noi medici siamo tempestati da questo argomento. Ogni tanto qualche paziente mi dice: dottore, lei tanti anni fa mi disse queste precise parole, e me le cita puntualmente, e io dico: madonna, ma che cosa avrò mai potuto dirgli di tanto importante? In realtà gli ho detto delle cose banalissime che per lui sono state importantissime. Allora questo mi fa riflettere sul peso della parola, perché la parola è un qualcosa che sì, vola, come dicono i latini, però poi arriva anche a bersaglio prima o poi. E in più ogni giorno visito dei pazienti, quindi gli devo dire qualche cosa, e devo dire lui qualcosa che sia adeguata alla situazione, adeguata alla diagnosi che ho fatto, ma adeguata anche possibilmente al livello culturale di colui che mi trovo di fronte, perché so bene che chi ha un problema di salute ha la memoria che è sensibile come la tabula su cui scrivevano gli antichi studenti del mondo latino, e quindi questo che io dirò si imprimerà in modo indelebile. E quindi queste parole le devo pesare. In più oggi abbiamo un problema anche medico-legale molto importante, che è quello del consenso informato, cioè che il paziente deve dare il suo assenso alle nostre terapie. Ma questa pratica, che per lo più è ritenuta da noi una formalità, in realtà non è proprio così. Perché? Perché un consenso si possa definire informato, è necessario che noi ci assicuriamo del fatto che egli abbia compreso quello che gli stiamo dicendo.
e quindi è necessario che il medico, qui veniamo ad una discussione che stavamo accennando prima nel backstage, e che il tema dell'umanità del medico, ma l'umanità del medico, anche se ci fosse, avrebbe bisogno di modalità espressive e quindi di una lingua adeguata. Ecco perché invito i ragazzi presenti a non trascurare l'apprendimento della lingua, che oggi come oggi viene sempre più sostituita dai linguaggi gergali, e quindi il giurista parla la sua lingua, il medico parla la sua, non solo, ma il medico cardiologo parlerà un gergo e dirà delle sigle che il neurologo non capirà, e insomma una specie di torre di Babele. Se poi ci mettiamo il linguaggio degli SMS e quello dei giornalisti, che Renzi ha trovato la quadra per fare non so che cosa, il disastro è fatto. E quindi, vabbè, veniamo al nostro Don Alessandro, il quale si trova in un'Italia nella quale la lingua dei letterati è a distanze siderali dalla lingua che si parla normalmente, perché nelle varie regioni italiane ognuno parla il proprio dialetto, i letterati scrivono in versi, il romanzo è equiparato a TV, sorrisi e canzoni, e quindi Don Alessandro, insomma, ha corso il suo bel rischio a scrivere un romanzo, perché non era affatto detto che diventasse un best seller come poi è diventato. E quindi si pone il problema di coniugare la lingua scritta con quella parlata. L'italiano era inzeppato di francesismi, i classicisti dicevano che la lingua doveva essere quella delle tre corone, Petrarca, Dante e Boccaccio, ma se voi ve li andate a leggere, insomma, avete bisogno dell'insegnante, perché io stesso non è che mi possa leggere la Divina Commedia così a cuor leggero. E quindi forse c'era un solo esempio di lingua italiana letteraria in prosa potabile che potesse essere una lingua popolare. Ed è quella che secondo me è una delle pagine più belle della letteratura italiana, che è la lettera di Machiavelli a Francesco Vittori. Machiavelli, che stava nel suo esilio all'albergaccio vicino a San Casciano in Val di Pesa, scrive una lettera, lui si apprestava a scrivere Il Principe, e vi leggo solo alcune parole. Venuta la sera, dopo essere stato a ingaglioffarsi con gli amici, a giocare a carte nel bosco, tutto zozzo, sudato, però la sera mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittorio, e in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana piena di fango e di lodo, e mi metto panni reali e curiali, e rivestito condecentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo è mio e che io nacqui per lui. E qui c'è tutto l'amore per la cultura e anche, se vogliamo, la sacralità con cui ognuno di noi si deve accostare alla lettura. Prima ho parlato di lettura confidenziale, in effetti quando prendiamo un libro in mano lo dobbiamo fare con amore, perché il classico o si legge per amore o è inutile leggere. E quindi dicevamo che il Manzoni fa della missione di creare una lingua nazionale di contribuire alla creazione di una lingua nazionale che non fosse più così, diciamo, lacerata tra quella che era la lingua dei letterati e quella del popolo. E naturalmente doveva essere una lingua né troppo alta e né troppo bassa, doveva essere una lingua, diciamo, media. Lui identifica, come sapete, nel dialetto toscano quello che più si poteva avvicinare per la sua struttura sintattica e per la sua anche, se vogliamo, fluidità ad una lingua, diciamo, scritta e parlata abbastanza omogenea, e quindi inizia questo percorso. A questo punto consentitemi di citare uno scrittore napoletano che amo, Raffaele La Capria, che dice: ogni volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte, una frase salda e tranquilla nella bella lingua che abito e che è la mia patria, la lingua che è la mia patria, mi sembra di rifare l'unità d'Italia insieme e di rendere omaggio al sublime lascito dei padri. Una lingua quindi non troppo alta, non troppo bassa. La Capria parla poi
dello stile dell'anatra, cioè lo scrittore deve esprimersi in una maniera così molto fluida, molto semplice, ma questa semplicità nasconde un grande lavorio delle zampette sotto l'acqua, quindi tu vedi l'anatra che scivola sul pelo dell'acqua e non vedi la fatica che ci sta dietro, e questa è l'arte del grande scrittore. Quindi Manzoni utilizza circa 9.000 lemmi per comporre il suo romanzo e si pone anche il problema di modulare il linguaggio dei singoli personaggi, quindi mette in bocca a Lucia solo 500 lemmi, una lingua corretta ma un po' semplice ed elementare, per distinguerla dalla lingua che parlerà il cardinale Federico Borromeo, l'innominato Don Abbondio. E in questa maniera lui modula, torniamo al discorso del medico, vedete come noi dobbiamo avere un bagaglio linguistico vasto per poter poi parlare nel modo giusto alla persona giusta e quindi farci comprendere. Tanto per inciso, nel DAIC, il dizionario avanzato dell'italiano corrente, 2000 parole sono quelle fondamentali, 3000 quelle di uso frequente e 2000 quelle strategiche. Per fare un esempio, musica è una parola fondamentale, obiettivo è una parola frequente, forchetta è strategica, perché se non la sappiamo chiedere non mangiamo. E quindi questa è la questione, così da me riassunta in modo molto elementare, della lingua, e quindi nasce questo romanzo che, come ha già detto Felice, ha un lavorio per cui si parte da Fermo e Lucia, che aveva una lingua ancora un pochino involuta. Poi lui va a sciacquare questi benedetti panni in Arno, ma vi assicuro che ha fatto veramente bene, perché io quando sento nei congressi medici parlare ai colleghi toscani, devo dire che hanno una marcia in più, perché effettivamente è proprio nella loro natura esprimersi con questa scioltezza. Quindi noi dobbiamo zampettare parecchio sotto l'acqua e loro mi pare che hanno uno stile molto più scorretto. E il romanzo dell'Ottocento, qualcosa ve l'ho detta, svolge la stessa funzione che nel XX secolo avrà il cinema, cioè sarà la principale fonte di evasione culturale in definitiva, perché poi ci sarà la Mascotte, poi tutti i francesi e così via. Ma il linguaggio verbale, per tornare al tema della comunicazione, è solamente una parte del nostro modo di esprimerci, perché la comunicazione, come sapete, è verbale ma non verbale, e la comunicazione verbale fa passare solo una parte minoritaria di quello che noi diciamo agli altri. La gran parte del nostro messaggio passerà per altre vie, che sono costituite dai nostri occhi, dalla nostra mimica, dal movimento del nostro corpo, dal modo in cui occuperemo lo spazio che ci divide dal nostro interlocutore. In modo schematico, il linguaggio verbale è stato paragonato al linguaggio digitale e quello non verbale a quello analogico. Sapete che per digitale si intendono quegli apparecchi, quei dispositivi che trattano delle grandezze in maniera discreta, cioè in realtà è come se scomponessero questo messaggio in delle unità che ricostruiscono la realtà in modo però approssimativo. Invece in elettronica si dà la qualifica di analogico a quegli strumenti dove si svolgono fenomeni che sono modelli fisici di altri fenomeni di cui simulano l'andamento e quindi ne riproducono per intero tutta la curva. Questa definizione in realtà è un po' schematica, perché se noi conosciamo bene la lingua possiamo un pochino superare questa difficoltà del verbale alias digitale e quindi ritagliare il nostro discorso sui concetti che vogliamo esprimere con un'opera sartoriale che darà a questa idea, a questo concetto, una possibilità di essere comunicata molto più precisa. Ma Manzoni però riesce a darci con le sue descrizioni qualcosa che va molto oltre il linguaggio verbale, perché non manca mai di affiancare al dialogo la descrizione della postura, dell'espressione, con una finezza
e con una capacità anche di leggere introspettivamente lo stato d'animo che si nasconde dietro quell'espressione, che è davvero impareggiabile. Vi faccio solamente alcuni esempi di comunicazione per come li ricordo dalla mia lettura. Una è quella del dialogo tra l'innominato e il cardinale Federico Borromeo. Sapete che il cardinale Federico Borromeo, discendente di San Carlo Borromeo, fu un uomo illuminato che condusse una vita santa. Manzoni la paragona ad un ruscello che nasce limpido e arriva limpido fino alla foce. Consideriamo le nostre vite e capiamo come è difficile arrivare così limpidi alla foce, e riceve la visita dell'innominato dopo la notte in cui matura la sua conversione, perché lui aveva fatto rapire Lucia e queste parole di questa semplice ragazza avevano smosso un qualcosa che certamente era in imputazione da lui. Allora l'innominato va lì perché Federico stava facendo visita al paesello che stava nei pressi del castello dell'innominato, e tutti i sacerdoti che stavano preparando la messa del mattino vedono questo innominato, che era paragonabile a un Totorina dei giorni nostri, cioè un personaggio veramente infame, insanguinario. Corrono al cardinale e dice: guarda che qua fuori ci sta quel delinquente lì, che dobbiamo fare? Fate entrare subito. Allora, secondo le regole di comunicazione che noi seguiamo, ci aspetteremo un cardinale che, tutto impettito, riceve il penitente dall'alto della sua autorità e della sua autorevolezza. Invece che cosa fa? Il cardinale chiede scusa all'innominato, cioè sovverte immediatamente le regole di un gioco che sembrava precostituito, e l'innominato rimane sconvolto. Cioè, sì, io ti chiedo scusa perché sono considerato un uomo di chiesa, che sono considerato un santo, avrei avuto io il dovere di venire a cercare te, non avrei dovuto aspettare. A questo punto l'innominato rimane sconvolto da queste parole, i due si abbracciano, e questo per esempio è una cosa. L'altra cosa che riguarda il linguaggio verbale e quello non verbale è l'incontro di Fra Cristoforo tra Fra Cristoforo e Don Rodrigo. Fra Cristoforo affronta nella tana del lupo Don Rodrigo e gli dice: senti, lascia un po' stare questi ragazzi, mi hanno riferito che tu avresti insidiato, io non ci credo, cioè cerca un pochino di non attaccarlo direttamente perché voleva arrivare all'obiettivo. Don Rodrigo si intestardisce, il dialogo dura, alla fine Don Rodrigo gli fa: ma che problema c'è? Dì a sta ragazza di mettersi sotto la mia protezione e il problema è risolto. Fra Cristoforo, che fino a quel punto era stato a capo chino, dimesso, si era morso la lingua, perché lì il carattere si cambia, ma l'indole è sempre quella, lui era sempre un guerriero della fede, ma un guerriero, a un certo punto cosa fa? Fa un passo indietro. Si mette la mano destra sul fianco e gli punta l'indice, cioè riassume quella posizione di spadaccino con la quale aveva ucciso l'uomo a seguito del quale l'uditto poi era andato in convento a rifugiarsi. E questo per dire cosa? Come nel romanzo, se voi ve lo leggete, ve lo sorseggiate, trovate delle cose che poi vi rimarranno impresse per tutta la vita. Io forse non lo so se sto esagerando con te, che tu e poi c'è l'espressione di Gertrude quando incontra Lucia, e questa è una descrizione stupenda, però ora la salto perché vorrei dirvi altre cose. Allora, uno dei motivi per cui questo romanzo è veramente odioso è che viene il protagonista dei Promessi Sposi, che è la provvidenza. È questo. Allora, praticamente uno che cosa si immagina? Che c'è un Deus ex machina che tiene i fili di questi burattini, li fa muovere, dice: vabbè, ma scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Allora è tutto deciso, e è inutile che me lo leggi il romanzo, ma fatemi parlare direttamente con la provvidenza. Ma diciamo, non tutti i critici sono di questo avviso. Per esempio, tornando a Italo Calvino, pone la questione in modo tutt'affatto diversa, e secondo Calvino i Promessi Sposi sono il romanzo dei rapporti di forza, e quindi ciò che vince non è affatto la provvidenza,
ma sono i cataclismi, la peste, la carestia, il malgoverno spagnolo, la collusione tra il potere e la mafia, perché quando Don Rodrigo va nella, fra Cristoforo va a casa di Don Rodrigo a perorare la causa di Lucia, a pranzo chi c'è? C'è Don Rodrigo, quel donnaiolo del cugino, l'avvocato Azzeccagarbuglio, con tutto il rispetto per gli avvocati, ma una figura indegna, e il podestà, cioè colui che avrebbe dovuto far rispettare tutte le grida contro i bravi, che stava a pranzo con, circondato da, dagli sgherri di Don Rodrigo. Quindi, voglio dire, se questa è provvidenza, ditemelo voi. E quindi anche il volontarismo umano è una forza esigua rispetto a tutte queste forze avverse che giocano nel romanzo. E quindi Calvino dice, tutto sommato, la visione di Manzoni non è così consolatoria come la si vuol far passare. E secondo lui Manzoni è un nichilista molto vicino, molto più vicino a Flaubert e in qualche modo anche a Leopardi, che non a, a uno scrittore che abbia una visione così ottimistica in relazione alla fede. Ma a questo punto vorrei aprire una parentesi su questo rapporto tra Manzoni e la questione della provvidenza. Mario Pomiglio, uno scrittore nato in Abruzzo, che ha insegnato anche ai miei nei lontani anni 40-50, e che poi si è trasferito a Napoli, dove ha insegnato ai licei per finire la sua carriera al conservatorio insegnando arte drammatica, è uno scrittore che ha un posto importante nella nostra letteratura, ha vinto un Campiello con La Compromissione, ha scritto un romanzo stupendo che vi invito a leggere, che è Il Quinto Evangelio, che è un raro esempio di stile letterario che riproduce lo stile dei vari secoli nei quali lui ambienta. È un romanzo che è stato poi il prodromo del Nome della Rosa, di tutta una letteratura eccetera, in particolare, e lui ha scritto un romanzo che si chiama Il Natale del 1833, prendendo spunto da una lirica che Manzoni inizia a scrivere in morte della moglie Enrichetta Blondella, che gli aveva dato 10 figli, quindi lui rimane veramente sconvolto da questa perdita. L'incipit di questa lirica è: sì che tu sei terribile, sì che tu sei pietoso, i preghi, doni, concedi e neghi. Poi questa lirica rimane interrotta. Da questi primi versi Pomiglio trae lo spunto per inventare degli epistolari tra la madre, Pomiglio, Manzoni e i loro amici, e imbastisce tutta quanta una storia. Una storia che è l'interrogazione sulla vera natura della provvidenza, perché a un certo punto questo dolore gli fa vacillare delle certezze. Non solo, ma questo dolore individuale si ricollega al tema del dolore universale e anche alla sua storia della colonna infame, che vede la morte di due giusti che erano i cosiddetti untori, perché praticamente si pensava che la peste non fosse un'epidemia come in realtà è, ma fosse così un maleficio che venisse diffuso da questi strani personaggi che ungevano le porte con questo miscuglio virulento. E questo Gian Giacomo Mora, uno dei due untori, viene massacrato, viene distrutta la sua casa, al posto della quale viene eretta questa colonna infame, con la complicità della Chiesa, con cui vedete che Manzoni non è poi così tenero, giustamente. E allora vi leggo alcune parole che dice Pomiglio in relazione a questo tema della provvidenza, questa crisi di fede nella fede. Qual è il senso, il ruolo della sofferenza nell'economia della salvezza? E qual è il posto di Dio? Senza di ciò l'angoscia patita e il male commesso resterebbero lì, inamovibili, inesplicati, una mera accusa al cielo. C'è rimasta una frase che palpita di tutti gli smarrimenti speculativi di questa stagione della sua anima, quella in cui dice che cercando un colpevole di tanti fatti atroci ci si trova a esitare tra due diverse bestemmie,
negare la provvidenza o accusarla. Questo è il dilemma che Pomilio attribuisce a Manzoni. E la conclusione di Pomilio è la conclusione di uno scrittore cristiano. E quindi lui mette in bocca a Manzoni questa conclusione, che è un po' un superamento di quella concezione della provvidenza Deus ex machina. Ma la storia delle vittime, direbbe Manzoni, è di per sé la storia di Dio, solo che mi accorgo adesso di non averlo saputo dire, o meglio, debbo rimpiangerle di averlo compreso soltanto adesso al libro stampato, la colonna infame, e quando non va più modo di rimediare. Ma perché, osserverete voi, ho detto che la storia delle vittime è la storia stessa di Dio? Ma perché ogni qualvolta un innocente è chiamato a soffrire, egli recita la passione. Che dico recitare? Egli è la passione, non nel senso beninteso che il Signore voglia rinnovare in lui il proprio sacrificio, come oppure per errore pensato altre volte, ma nel senso bensì che è egli stesso a crocefiggersi con lui. Potrà parervi disperante questo Dio disarmato, e invece che cosa c'è, riflettendoci bene, di più consolante che questa solidarietà, non di forza e di giustizia, ma di compassione e d'amore? E in verità è questo, semplicemente, amico mio, dice al destinatario di questa immaginaria lettera, amico mio, la croce di Dio ha voluto essere il dolore di ciascuno. E il dolore di ciascuno è la croce di Dio. Cioè, in realtà la provvidenza non è un qualcosa di salvifico per la nostra vita, è semplicemente la condivisione della croce tra l'uomo e Dio. Questa almeno è la conclusione di Pomilio, che ho voluto far seguire a quella di un ateo come Calvino. Ma dal concetto di provvidenza ne discende un altro che ci investe in modo molto più personale, che è quello della carità. Se guardiamo il vocabolario, lo dico per i ragazzi, ma l'ho detto a me prima perché me lo sono andato a cercare, dal latino caritas, caritatis, affetto, amore derivato da caus, che vuol dire caro, l'amore che secondo il concetto cristiano unisce gli uomini con Dio e tra loro attraverso Dio, più comunemente amore attivo del prossimo che si esplica attraverso le opere di misericordia. Ma questa carità, che ci sembra quasi un'organizzazione, la Caritas, Manzoni ce la spiega in una maniera splendida, ponendola nelle mani di almeno quattro personaggi che vi riassumerò brevemente. Allora, la carità di Fra Cristoforo è quella del condottiero della fede che poi muore eroicamente al lazzaretto contraendo la peste, non prima di aver portato a compimento la sua missione, e che è quella di vedere Renzo e Lucia finalmente avviati alla riunificazione e dopo aver quasi imposto con la forza a Renzo di perdonare Don Rodrigo, perché per lui il perdono era la cosa fondamentale. Ma poi c'è la carità di Renzo, che forse tra tutte è quella che mi ha intenerito di più, perché quando Renzo, che sta fuggendo da Milano, dove si è andato a invischiare nei tumulti della rivolta del pane, attraversa l'Adda e finalmente giunge nella Repubblica di Venezia, dove è salvo perché fuori dalla portata della polizia che lo ricercava, e vede questo cielo di Lombardia che è così bello quando è bello, dice Manzoni. Io che ho studiato a Pavia me lo ricordo, questo cielo, stavo sempre nella nebbia, poi un giorno di azzurro durante l'anno, dicevo: ah, questo cielo di Lombardia che è così bello quando è bello. E con quattro soldi, gli ultimi spicci, va a mangiare all'ostello, si riempie la pancia, esce bello contento e ti ritrova sulla soglia una mamma smunta con un bambino che cercava di allattare col suo seno avvizzito, e un uomo che a stento gli tende la mano per chiedergli due lire. Lui mette la mano in tasca e sente gli ultimissimi spiccioli e dice: che faccio, mo gli do gli ultimi soldi a questo? Però, dice, si fa un ragionamento, dice: ma se la provvidenza, adesso ritorniamo alla provvidenza, si serve di me, che sono il più disperato del mondo, per aiutare questi poveretti, vuol dire che la sua potenza è sconfinata.
e quindi non avrà problemi ad aiutare me quando ne avrò bisogno. Si caccia questi quattro soldi e glieli dà. E questo è molto bello, perché ci fa capire come poi alla fine, se noi pensiamo alla provvidenza, pensiamo a qualcosa di estraneo a noi, ma in realtà la provvidenza secondo me è la carità, cioè in realtà è lic et nunc, è qui erodi e qui salta, cioè se una cosa la vogliamo fare, la facciamo, se no non possiamo dire ma c'è lo Stato, ma c'è l'azione cattolica, ci sta questo e ci sta quello. La carità è un qualcosa che investe la nostra vita. Poi c'è la carità di Federico Borromeo, torniamo al grande cardinale, che dopo che ha visto la liberazione di Lucia, Lucia va ospite nel sarto del paese, che il cardinale si reca a casa di questo sarto, che aveva anche lui, come me, la sua piccola collezione di classici, si reputava anche un uomo di una certa cultura, accoglie il cardinale e sfama Lucia, la madre, però era periodo di crisi, ragazzi, era una crisi tremenda, non c'era da mangiare. Quindi il cardinale si pone il problema, ma come fa questo mo a mantenere altre due persone che non ne ha neanche per la sua famiglia? E quindi vuole dargli dei soldi, ma naturalmente da uomo di fede, ma da uomo di grande sensibilità oltre che di cultura, sa che non può andare lì con un sacchetto di monete, perché il sarto sta facendo la sua carità con gli intenti più nobili, quindi lui si sarebbe certamente offeso. Allora fa chiedere se il sarto vantasse dei crediti verso qualcuno nel paese per dei vestiti non pagati. Questo naturalmente è vero, e quindi il cardinale fa in modo che gli vengano saldati questi crediti, quindi un lungo giro per fare una carità che rispetti la dignità del sarto. E poi dice, certo, in questi tempi di carestia ogni sostanza che non vada in pane è mal spesa. Ma questo è un caso particolare, si dice il cardinale, e quindi ci sono delle eccezioni. Poi c'è la carità, infine la peggiore, quella che non vi consiglio, che è quella di donna Prassede, perché Lucia, uscita dalla casa del sarto, viene affidata ad una nobile donna che aveva sposato un altro grande intellettuale, un certo Don Ferrante, che diceva che la peste veniva da un maleficio spaziale, e muore di peste naturalmente. E donna Prassede aveva un'idea della carità, e la carità, perché dice Manzoni, lei confondeva il mondo col proprio cervello, è un piccolo difetto abbastanza difeso. Aveva saputo che Lucia si era fidanzata con un rivoltoso, un no global, che era stato a Milano a fare casino per il pane, e quindi lei doveva drizzare la testa di Lucia, naturalmente. Non sapeva che Lucia avesse già fatto voto di castità, che quindi questo fidanzamento in quel momento non valeva nulla. Non sapeva come Renzo fosse, ma senza sapere nulla lei si era fatta la sua idea e comincia a martellare Lucia dalla mattina alla sera su quello che doveva e non doveva fare. Ecco, questo tipo di carità Dio ce ne guardi e libero, insomma. In definitiva, quindi, cosa possiamo dire? Che la carità, se crediamo alla provvidenza, è il braccio armato della provvidenza. Se non crediamo alla provvidenza, è comunque una forma di ecologia dello spirito. E come dice anche Tiziano Terzani, noi occidentali pensiamo di poter cambiare il mondo, gli orientali pensano al massimo di poter cambiare se stessi. E quindi, di citazione in citazione, finiamo con Candido di Voltaire, che dopo aver fatto un'esperienza in tutto il mondo, le più stravaganti, finisce a coltivare l'orticello davanti a casa. Ecco, la carità io credo che sia il coltivare quel piccolo spazio professionale e non che abbiamo vicino. Se ho ancora qualche minuto, concludo con un'altra cosa che mi preme molto, che è il rapporto tra genitori e figli, che noi vediamo tratteggiato soprattutto nel rapporto tra la monaca di Monza e il padre. I Promessi Sposi sono un romanzo senza padri, un po' come i romanzi di Dickens. Questo probabilmente perché Alessandro Manzoni, figlio legittimo di Pietro Manzoni, in realtà non era figlio di Pietro Manzoni, tant'è che non va neanche al funerale del padre. Molto probabilmente era figlio di Giovanni Verri, cofondatore del caffè, non dei monopolisti del caffè, assieme a
a Pietro Verri, e uno dei fondatori era stato quel Cesare Beccaria, autore delle lettere del Quene dello Zio, oppure di Carlo Imbonati, un altro gentiluomo che poi sarà sicuramente l'amante della mamma di Manzoni, la donna Giulia Beccaria, che morirà poi a Parigi quando lei lo avrà raggiunto dopo essere rimasta vedova, il quale Carlo Imbonati lascerà tutte le sue sostanze poi alla famiglia Manzoni, tant'è che lui avrà nella villa di Brusuglio il ritiro, il quale si ritirerà, ancora oggi visitabile, eccetera eccetera. Veniamo a questo rapporto genitori figli. I luoghi comuni, la monaca di Monza, una poco di buono, che stava lì in convento, ha fatto la tresca con quel pessimo elemento che era Egidio, eccetera. Ma prima di tutto questo ci dimentichiamo che lei non aveva nessuna intenzione di andare in convento, no? Perché dopo il noviziato era tornata a casa per saggiare la propria reale vocazione. Si innamora di un paggetto, il padre trova uno scambio di bigliettucci tra questi due ragazzi, apriti cielo, la fine del mondo, subito criminalizzata. Naturalmente l'atteggiamento del padre, oggi incomprensibile, era comprensibile in quel periodo storico in cui una nobile famiglia doveva tutelare il titolo, il patrimonio che doveva andare al figlio maggiore. Quindi i figli dal secondo genito in poi e le figlie femmine dovevano essere relegati e soprattutto venivano avviati alla carriera ecclesiastica molto dignitosa, a volte prestigiosa, ma nel caso di Gertrude lontanissima dalle sue funzioni, tant'è che tutte le descrizioni del convento del chiostro sono di un claustrofobico veramente ossessionante. Se si è soffritto di claustrofobia e non di agorafobia come il nostro caro Alessandro, quando leggerete questi passi rimarrete veramente angosciati. Il padre fa leva sui sensi di colpa della figlia e Manzoni descrive l'animo dell'adolescente come la corolla di un fiore appena sbocciato che poggia su uno stelo troppo esile. Quindi basta una parola dell'adulto per fargli cambiare strada e distorcere completamente la sua vita. Lei gli chiede perdono, finisce in convento e poi la sua vita finisce male, perché come sapete ha questo rapporto con questo delinquente di Egidio, uccide anche una conversa con lui, finisce murata viva ad espiare la sua vita. Personaggio storico, dimenticavo di dire, anche Gertrude al pari del cardinale Federico Borromeo e in parte a Fra Cristoforo, che si ispira ad un fato dell'epoca prima avvenimento. Quindi questo rapporto, mi sono chiesto poi, tra Gertrude e il padre, è un qualcosa che noi vogliamo naturalmente, ma è così lontano dal nostro modo di essere genitori oggi, io mi domando. Io credo di no. Cioè, io credo che anche noi che ci riteniamo così liberali con i nostri figli, così rispettosi della loro libertà, in realtà siamo molto più simili al padre di Gertrude di quanto non possiamo credere. E mi riferisco al tema dei genitori elicottero. Non so se avete un po' letto alcuni articoli che stanno venendo fuori, e i genitori elicotteri siamo quelli che volteggiano continuamente sulla vita dei figli per scansare intorno a loro tutte quante le difficoltà, per evitargli ogni impiccio, ogni malattia, ogni difficoltà, per poi proiettarli in un futuro che deve essere necessariamente quello da noi preconizzato, necessariamente. Ma certamente il figlio di un professionista, vuoi che non faccia il professionista, vuoi che non faccia e che non consegua una laurea, vuoi che non faccia un master in un mondo così competitivo, che non sappia almeno due lingue e via di... Ma siamo sicuri che sto guaglione vuole fare queste cose? Che non voglia fare l'intagliatore, il fabbro, che ne so, un'altra cosa. Quindi, insomma, queste cose che sembrano così relegate in un anacronismo, in una nostra specie di sarcofago culturale, in realtà se le meditiamo non sono così distanti da noi. E io penso che forse dovremmo
diciamo, e qui ci sono degli studi che parlano del disagio giovanile, dell'uso di stupefacenti nelle più prestigiose università americane, quindi non sto parlando di cose neanche che ci sono vicine. E quindi poi arriviamo alla vecchia storia della sventurata rispose, la nostra Gertrude che cede alle lusinghe di Egidio, i nostri figli che si iscriveranno in quella famosa università. E avevo appuntato qui un piccolo parallelismo tra la sventurata rispose ed Emma Bovary quando cede alla corte del primo amante e gli abbandona la mano tra le mani. E vi risparmio il Manzoni economista perché si è fatta una certa, come direbbe Don Alessandro, perché c'è tutta l'analisi sulla questione del pane che mi sembra tanto vicina ai provvedimenti del nostro governo. E vi voglio leggere però una poesia prima di lasciarvi, perché come dicevo, un popolo che non abbia una lingua condivisa e non si rispecchi in questa lingua e non la ami e non la coltivi è un popolo che sta perdendo la propria identità, e quindi non c'è soluzione governativa che tenga se noi non restituiamo alla cultura il suo primato. E va bene, vi leggo questa poesia di Patrizia Cavallo. Capita a volte che hai un mezzo pomeriggio in una delle tante belle città italiane di provincia. Vai dove devi andare, non hai voglia di fare la turista e anzi scegli stradine laterali, senza gente. Camminando ti imbatti in uno slargo con una chiesa, di quelle un po' neglette, spesso chiuse. Sei già in ritardo, ma guardi la facciata che sonnecchia e subito i tuoi passi si allentano, si disfano, si fanno trasognati finché non resti immobile a chiederti cos'è quel denso concentrato di esistenza, sorpresa dentro un tempo che ti assorbe in una proporzione originaria, più che bellezza, è un'appartenenza elementare, semplice, già data. Ah, non toccate niente, non sciupate, c'è la mia patria in quelle pietre addormentata. Concludo. Ci sono dei romanzi di cui ci si innamora perdutamente perché scoccano un dardo che ci colpisce nell'animo e si ancorano al nostro cuore, anche se attaccata a quella freccia splendente non c'è nulla, rimane di quel romanzo quel lampo che ci innamorò, un colpo di fulmine. Non è il caso dei Promessi Sposi. È stato per me un romanzo che mi ha pervaso di sé impregnandomi delle sue verità apparentemente semplici, della sua limpidezza che nasconde sotto fondi abissali. Non inganni la fluidità di un linguaggio che cela paradossalmente una raffinata complessità di pensiero. Mi auguro che vogliate dire anche voi, ancora con Calvino, amo il Manzoni perché fino a poco fa lo odiavo. Scopritore di talenti, no? E poi la seconda vende il merito è suo di essere un talento, quindi credo che io sono riuscito a dare un'idea di quello che volevo fare, ovviamente l'ho intuito questo risultato, però questo è esattamente quello che io penso quando penso che la cultura sia un bene non solo comune, come dice qualche bene comunista, amico mio, giurista bene comunista, famoso, cominciare da Rodotà, finire Ugo Mattei, però dico, è un bene straordinario che è diffusissimo, ci sono tantissime persone, tantissime se consideriamo la vastità del panorama nel quale ci possiamo muovere, che hanno queste incredibili qualità. Ecco, io sono riuscito credo a darvi un tratto di garbo, passione, e avete sentito il motivo per cui il titolo di questo incontro è Lo sguardo dell'innocente, quando identifica il rapporto tra innocenza e passione, di cui ci ha detto benissimo Mauro, quindi è riuscito addirittura ad arrivare dove io ero partito, senza essercelo detto ovviamente.
senza essercelo detto. Quindi io penso che, devo dire, a me ha dato molte emozioni, io non sono un appassionato di Manzoni, però devo dire, mi ha dato molte emozioni risentire le parole di Manzoni, risentire attraverso uno straordinario scrittore indirettamente che parla di Manzoni, che appunto è quel brano splendido di Pomiglio che ci ha letto. Devo dire che questa poi è la missione culturale, questa è la missione, come diceva appunto Seifert, no? C'è questa bellissima poesia di questo straordinario scrittore praghese, un premio Nobel dell'84, che poi dopo ovviamente è stato pubblicato in Italia dopo il premio Nobel, io non lo conoscevo nessuno, che dice appunto qual è la vera missione di un uomo. E poi ecco, io penso che la vera missione di una fondazione come la nostra, la vera missione di una civiltà come la nostra, che ha avuto questi straordinari interpreti, sia quello appunto di dare lettura alle cose che sono accadute, di cui ci hanno dato testimonianza. Grazie a Mauro che ce l'ha scritto.